Ormai è ufficiale, il TAR boccia i ricorsi della regione sulla 275, cosa cambia ora? Io sono contento, felice e soddisfatto anche della posizione che la provincia ha preso in momenti difficili in cui noi ci siamo sottratti al tentativo di volerci coinvolgere in momenti contenziosi ai quali non siamo abituati. Lo abbiamo dovuto fare perché ritenevamo che era un'opera da, e riteniamo che fosse un'opera da realizzare, e tra l'altro vi sono le risorse disponibili. Questo non significa che bisogna utilizzarle a tutti i costi, ma se ci sono e l'intervento deriva da un lungo percorso concordato con le realtà locali, sarebbe stato un peccato bloccare e dimostrare ancora una volta l'incapacità del Sud a utilizzare le risorse. Non cambia la nostra filosofia, il nostro atteggiamento. Noi riteniamo che sulla scorta di un procedimento, di una procedura amministrativa che va avanti, perché continua, può continuare oggi ANAS il momento di qualificazione, prequalificazione delle imprese che poi successivamente parteciperanno al bando, noi abbiamo il tempo per poter capire in che modo attenuare, lasciando inalterato il tragitto, cosa assolutamente essenziale, ridurre l'impatto di tipo ambientale che su quel territorio va diciamo in qualche modo a intaccare l'ecocompatibilità e le bellezze naturalistiche di questa parte terminale del Salento. Sul confronto siamo stati sempre disponibili, lo abbiamo detto in tempi non sospetti, e quindi oggi l'obiettivo della provincia è raggiunto, abbiamo sgombrato il campo da chi voleva bloccare le operazioni e abbiamo dato l'opportunità a chi veramente vuole impegnarsi per il Salento di poter oggi sedersi ad un tavolo di concertazione ed eventualmente apporre, modificare per quello che è possibile, e quindi partire con la realizzazione di un'opera che è storica e su cui il Ministro del Territorio, il Ministro Fitto, il Presidente del Consiglio hanno voluto scommettere per attenuare e ridurre un gap infrastrutturale che colpisce, su cui mi pare ci sia condivisione, il nostro territorio. State lanciando quindi un messaggio alla Regione Puglia? Stiamo lanciando un messaggio che stiamo rilanciando. Un messaggio, perché lo abbiamo detto sin dall'inizio, evidentemente tentativi di situazioni rabberciate dell'ultimo istante, dell'ultima ora, che passavano attraverso accordi di tipo esclusivamente legale, non potevano vederci coinvolti. Oggi invece si possono trovare soluzioni condivise, tentando di contemperare i diversi interessi senza che il proseguo delle operazioni di gara sia bloccato.